5.14 Pellegrino, parere contrario Commissione e Governo, favorevole dei relatori di minoranza. Aperta la votazione. Ci siamo. Adornato. Gadda. Adornato ha votato sì. Gadda. Pure. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 5.50, parte conseguenziale all'emendamento 4.50. Onorevole Andrea Maestri, prego. Grazie Presidente, per annunciare il voto favorevole di Alternativa Libera Possibile a questo emendamento. Onorevole Segoni, prego, a titolo personale. Sì, grazie Presidente. Questo è, diciamo così, il sopravvissuto di un emendamento molto più ampio che andava in maniera molto chirurgica a sistemare diversi passaggi di questo testo, andando a fare in modo che la visione, diciamo così, dell'urbanistica e dell'edilizia fosse compatibile con una concezione dell'assetto territoriale, della programmazione territoriale compatibile con appunto la salvaguardia dell'ambiente, dei beni e delle proprietà pubbliche e private dai fenomeni di dissesto idrogeologico. Almeno in alcuni punti, come in questo caso specifico, è stato accettato questa nostra proposta e ce ne compiacciamo. Grazie. Grazie, non ho altri iscritti a parlare. Metto in votazione l'emendamento 5.50 con il parere favorevole di Commissione, Governo e dei relatori di minoranza. È aperta la votazione. Parere favorevole di Commissione, Governo e relatore di minoranza. Ci siamo? Gadda va dal posto. Fossati, Palma, tastiera in blocco. Tolga quello che c'è dentro. Ecco qua, perfetto. E l'onorevole Sissi.